anni ho portato la primavera qua, c'è tutti piccoli, adesso si è fatto cani forti, c'è bravi, antilupo, oh, mazza cani, quanti arriva un cane straniero, lo mazza, c'è bravo per lavorare, pecore. In questo alpeggio, diversi anni fa avevamo avuto degli attacchi di lupi. Poi quest'anno, questa primavera, conoscendo il mito romano, abbiamo deciso di fare questa esperienza con questi cani, che io non avevo mai sentito che esistessero. E bom, posso dire che sono contento, che mi hanno soddisfatto, ho visto che lavorano molto bene, dei panni tranquilli con le persone, ma con gli animali o qualsiasi cosa potesse essere in pericolo per le pecore, sono molto aggressivi. E con i nostri cani toccatori non abbiamo avuto dei grossi problemi, perché si sono ambientati abbastanza bene. Sono cani molto, amano molto le pecore, stanno con le pecore, fanno al passo con le pecore tutto il giorno. Ognuno ha il suo compito, come un branco. Le femmine tendono a stare un po' più col gregge, i maschi per stare un po' più la zona. E bom, per adesso, se puoi vedere, gli scorsi anni, non avendo questi cani, eravamo consapevoli che il pericolo c'era, quindi anche per Florin era dormire di notte tranquillo o pascolare quando c'era nebbia era molto dura e aveva anche un po' paura. Invece quest'anno si sente molto più sicuro, specialmente quando scende la nebbia fitta, che non si vedono le pecore. Loro stanno mezzo le pecore e abbiamo una certa tranquillità in più, anche di notte. Lui dorme più tranquillo e sereno. 4-5 anni fa avevamo avuto un attacco dei lupi lì dietro, tre pecore che si erano distaccate dal gregge e domani mattina le avevamo trovate franate dai lupi. Poi 3 anni fa un'altra pecora, proprio lì dietro, durante il pasto, durante il giorno con la nebbia, è stata presa da un lupo e mangiata. Non avevamo cani da difesa, avevamo solo dei cani da gregge. Quattro, cinque minuti, arriva di nuovo. Dopo arriva di su, da che visto con da via cani qua la costina arriva a pietre giù o cioè, da qui ha preso lupo che ieri sera 3 volte è arrivato ieri sera, da 10, dopo 10, 2 volte di qua, una di là, cioè, da via di là, dopo prima volta di qua, 2 volte da toccare di là. L'ha fatto tu, dopo 3 volte di là, 3 volte l'ha preso, dico, che nebbia, uno dato più, uno di più. Ma la prima sera, la prima sera, che ora era quando ho attaccato? 9 meno 10, così. Tanto per la 11 mesi, l'hanno visto cani come lavorato. Dopo non ho mai baiato niente. Quindi dalle 9 fino alle 3? La 9 e la 11 mesi ha fatto tutto il giro fare nebbia. Tutto giro, tutta la sala, di là, di là, di là. E quanti erano di lupi secondo te? Io dico che era di più di 2. È stato cercato di tanti volte. Tanti volte, per 11 mesi, noi siamo fuori, pischiamo, hanno preso 3 denti, è andato poi di là, è andato a riuscire, scappato lupi su, cani. Dopo è arrivato di nuovo, dopo sta. 5-10 minuti sta tranquilli che è andato io via con cani, 10 minuti dopo di nuovo, dopo la vita, quindi là. Non hai visto come fare i cani, come fatto la nebbia questa, sai che c'è cani selvatici. Ha visto când c'è di là cani, când c'è di là, când c'è di là. A tutto giro,
Non si dice che vai un po', cioè, che non arrivava, tutto vicino, vai a tanto, o veloce, di più veloce. Andavano veloce. Oh, arrivati e più giù, arrivato di qua, sta qua, che è arrivato, l'ha dato su. Oh, bravo. Quindi, secondo te i lupi dove sono arrivati? Di qua. Ma vicino, quanti cento metri? Ah, noi ha lasciato, ha dato giù, basta. Ah. Di qua, non ha, non ha lasciato non niente. Non è stato avvicinare. No, non ha lasciato avvicinare. Capito bene, se non ha visto che cani di là non mi lasciare niente. Se arrivi, se dopo e da un po' da c'è tanti, però, tre lupi, non c'è uno, due. Da c'è uno, due, c'è uno, arriva uno, il mazza, non c'è paura. Queste cani di un lupo, sì, sì. Ma c'è di più, certo. Che è stato tante volte cercato. Tante volte, quindi si sentivano anche forti, perché se c'erano solo due, vediamo 4-5 cani esistevano. Tante volte vuole arrivare qua, tante volte. E vediamo, che hanno visto che per dare cani tanto, tanto, che vediamo baia tanto, tanto, non potrei dare cari avanti, hanno visto che vuole. Fischiamo, da un po', da via, lasciamo, ha lasciato un po' cani, sta fermato, baia tanto, tanto cani, dico che c'è arrivato tre lupi, da c'è uno, due, e dico che da cani, ma c'è uno. Va la mia nebbia, non ho paura di niente. No. Da vissuto tutto da lì. Dopo in città di piccolo visite non futuri dice che non c'è 50 20 piccoli. Sì, quando sono tanti non te ne accorgi. Molti. Poi te ne accorgi a sera o giorno dopo.